nuova tappa anche per questa settimana qui sul binario senza fine del Trans Europe Express. Un saluto dal vostro Paolo Tocco e vi dico che da oggi Trans Europe Express corre anche sulle pagine di Extra Music Magazine. Magazine vincitore della targa May Music Letter come sito di informazione musicale migliore di questo 2022. Dunque www.xtm.it e grazie a Fabrizio Biffi e a tutta la redazione di Extra Music Magazine. Dunque avanti tutta lungo le rotte della scena indie italiana, come sempre scelta e selezionata per voi dal May di Faenza. Trans Europa Express. Trans Europa Express. Primo artista, giochiamo in casa, almeno per me qui in Abruzzo. Un amico della vita quotidiana, ma anche e soprattutto un cantautore e una penna che a breve ci regalerà un nuovo disco di inediti. A Trans Europe Express con noi c'è Domenico Imperato. Ciao Paolo e bentrovati. Ciao, a tutti. Bentrovato, come stai? Senti, ma sbaglio, fammi partire da una gaffe. Sbaglio, poco tempo fa eri in Portogallo. Eh sì, un annetto fa ero in Portogallo. Ma che legame hai con questa terra? Ma un legame molto forte, perché io sono finito in Portogallo un po' di anni fa per la prima volta. Sì. Un po' per scelta, un po' per fortuna mi sono trovato lì a fare l'ultima università, a studiare. Intanto suonavo a Lisbona soprattutto. Sì, no? Sì, il mio legame è soprattutto con Lisbona, certo, che è una città che per me è la mia seconda casa fuori dall'Italia. E niente, un po' quell'anno mi ha un po' cambiato, ha un po' deciso per me la direzione pure di quello che poi sarebbe successo, sì, perché musicalmente mi sono divertito tantissimo, ho suonato tantissimo e ho deciso di, come un po' se mi avesse un po' battezzato Lisbona musicalmente. Bello. Poi vabbè, è una città che, non so, c'è un feeling forte. Certo. Una città magica, ogni volta ci torno con piacere, non so, è come se ogni volta non ci vado spessissimo, ma quando ci vado mi ci fermo e mi ci sto un po'. Sì, un annetto fa sono rimasto lì 6 mesi a scrivere, a suonare, mi sono preso un periodo di pausa con l'Italia, certo. Adesso però sono rientrato qui. Beh, dal tuo esordio già 2014 con Postura Libera, insomma, la contaminazione, lì parlavamo anche del Brasile, la contaminazione è sempre stata un punto fermo per te. Che significa questa parola per te? Ma è tutto, perché non so, io sono molto curioso, musicalmente mi piace tanta roba e poi la musica altra, la musica etnica, appunto la cosa bella è proprio questa, per la possibilità di mischiare le carte, mischiare i colori, mischiare i suoni e quindi contaminare e tutto. Poi vabbè, io ho un debole per la musica brasiliana, ma anche per tutta la musica world, per la musica africana, mi piace mischiarla con il pop, con l'elettronica, la nostra musica, sì, esatto. Perché no? Senti, noi a proposito parliamo ovviamente di un singolo che oramai ha anche avuto un bel riscontro di pubblico, girato per diverse settimane in tanti canali, Sentimentale, questo è il titolo, e sì, mi piace spulciare. Sì. Ora, prima di parlare delle prossime cose, mi dicevi che arriveranno non solo un nuovo singolo ma anche un nuovo disco, torniamo su Sentimentale. Mi piace spulciare un po' la genesi, ma ho trovato tra le tante citazioni un Enzo Carella. Sì. Aspita, sì. Come sei arrivato a ripescare questo nome? Ma ci stiamo arrivando un po' tutti, perché Carella è stato riscoperto, sì, negli ultimi anni, no? Sì. Un personaggio enorme che ha fatto dei dischi stupendi, delle canzoni stupende, ha lavorato con Panella, quindi questo duo fantastico della musica, sì, italiana, perché Panella, insomma, è un altro autore, paroliere importantissimo. E niente, era un po', come tutti, sono stati ristampati dischi che erano introvabili, sono stati rimessi a disposizione, ridistribuiti sulle piattaforme digitali master di Carella, sì, amici, tramite amici ho ascoltato delle cose, il
già da qualche anno, ecco, mi sono innamorato e non so, in quel periodo in cui ho scritto Sentimentale stavo ascoltando molto i dischi di Carella, quindi secondo me in quel brano si risente un po' la sua influenza, come poi magari anche di altri cantautori. Tra l'altro faccio un piccolo, lo faccio per metà, lo spoiler, ma ci saranno altre sorprese su Carella per quanto riguarda il disco. Ecco. Anche l'abbigliamento, che ritorna nel Maestro Sentimento, qualcosa di Enzo Carella, no? Cioè, forse sì, di quel periodo lì, di quel mondo lì. Noi nascevamo più o meno quando lui andava a Sanremo, erano fine degli anni 70 e con Barbara la giacchina era quella più o meno. Esatto. Leggerezza, che non significa banalità o scorciatoie, tutt'altro, secondo me è un gran punto d'arrivo. Il Maestro Sentimento, il protagonista di questo quadro surreale, anche molto bello il video di Sentimentale a firma di Diego Mercadante, che tra l'altro salutiamo. Secondo me sono seduto nella scrivania di Diego Mercadante. Ah, beh, salutacelo tanto. L'hai citato, sono seduto. Allora, sì, Diego ha fatto la direzione della fotografia, Maurizio Forcella ha fatto la regia. Bello. Perché stiamo facendo delle foto proprio nello studio suo con salutamelo tanto. Allora, lui non c'è, io sono seduto alla sua scrivania, ma lui non c'è. Allora, questi sono i suoi colleghi. Io ci ho letto anche gli ho dato anche una chiave sociale importante, l'ennesimo ritorno alle origini, che significa un po' appunto di semplicità, che siamo in un periodo estremamente costruito soprattutto dalle apparenze, l'amore per le piccole cose, non so cosa ne pensi tu. Sì, sono d'accordo, che sono d'accordissimo perché non so, io da sempre un po' ho parlato di un rallentare, di un e poi sì, in realtà credo che per fare cose belle, cose emozionanti, cose vere, appunto la semplicità, la sintesi sia importante, e quindi anche io a livello di scrittura ho cercato di ridurre sempre un po' di più, e credo che sia un lavoro importante per un cantautore, per chi scrive, perché ed è anche il lavoro più difficile da fare. Sì. Cioè ridurre, semplificare, essere diretti, essere difficile. Immediati, ma senza essere banali, senza essere stupidi, ecco, con intelligenza, con gusto, con un po' un ossimoro, un'immediatezza complicata, un essere semplice ma allo stesso tempo complicati, no? Non lo so, mi sono ricordato mo' di una cosa che diceva sempre, per tornare in Brasile, che sono un po' Antonio Jobim, che diceva che Aguas de Março, no? È una cosa estremamente semplice ma estremamente complicata anche, parlava di armonia, di melodia, non so, quello è l'idea lì. I grandi sono riusciti a fare delle cose, poi la canzone è una forma molto breve, molto piccola, ma sempre per questo simile, sempre per paradosso, molto complessa, cioè nel senso molto piena, perché sono 3 minuti, ma in quei 3 minuti tu ci sta tutta la parte, la musica, che insomma, la musica, vai. E poi c'è il testo, che per me deve andare in una direzione poetica, e quindi la poesia. Poi vabbè, se è più prosa o più poesia, pure lì è un'altra. Quindi è un microcosmo macro, perché dentro 3 minuti ci sta veramente di tutto. Si apre una vita, un mondo. Noi la mettiamo in circolo. Sentimentale è il nuovo singolo di Domenico Imperato, lo ricordiamo, se non erro correggimi, il 28 di ottobre uscirà il secondo singolo, a breve, 25 perdonami, okay. Il 25 ottobre è il nuovo singolo, e a breve penso nel nuovo anno il terzo disco di inediti. Domenico, grazie di cuore per essere stato con noi qui a Trans Europa Express. Grazie a voi, grazie a te Paolo, un abbraccione e a presto. Ciao. C'era la luna, anzi le lune erano due, all'orizzonte c'era il temporale, nella pineta il
il gran concerto di cicale e le ragazze felici ad aspettare sul lungomare mentre mi assale la litania di un piano bar sul lungomare a camminare in questa estate sentimentale. C'era uno che cantava come un dio, chi si prendeva a pugni e c'ero anch'io, che conoscevo bene piogge temporali, che avevo un cielo nuovo e nuovi piani sul lungomare mentre mi assale la litania di un piano bar sul lungomare a navigare in questa estate sentimentale. Disteso a mare blu, vertigini c'eri anche tu. Disteso a mare blu, vertigini non c'eri più. C'era un amico che si era perso un'altra volta, negli occhi aveva la sabbia di una tempesta, mi raccontava la sua vita e i suoi dolori, io l'ascoltavo con molte respirazioni, con quel gran caldo un poco faticavo, prendevo appunti ma in fondo mi bastavo. Sul lungomare ad ascoltare la litania di un piano bar, sul lungomare a camminare in questa estate sentimentale, in questa estate sentimentale. Cambiamo decisamente pagina e segniamo sul calendario una data importante, il 7 ottobre, importante per chiunque di noi ami la sua musica. 7 ottobre 1992 nasceva la sua carriera e oggi festeggia 30 anni con un disco live e un tour ricco di emozioni e di grandissimi ospiti. A Trans Europe Express l'onore e il piacere di avere con noi Gio Barbieri. Ciao Gio. Ciao. Che grandissimo piacere, grazie di questa partecipazione. Senti, io partirei da una data, il 7 di ottobre. Leggendo un po' tutta la tua biografia, insomma, il 7 ottobre fai nascere ufficialmente la carriera, l'incontro Pino Daniele, il 7 ottobre poi nasce questo nuovo disco di live, in qualche modo nasce anche il tour, ma è proprio il 7 ottobre oppure hai trovato una data, diciamo così, da ufficio? No, in realtà è proprio il 7 ottobre perché... il 7 ottobre di 30 anni fa, del 1992, Pino Daniele, appunto, come dicevi tu, mi ha preso di peso prima, dopo avermi collocato in un studio di registrazione il giorno dopo aver sostenuto l'esame di maturità. Pensate. Quindi parliamo di giugno del 92. Il 7 ottobre dello stesso anno mi ha appunto messo sul palco del Festival di Castrocaro, iniziando a un percorso, diciamo, da professionista, chiamiamolo così, e quindi quest'anno, per celebrare questo compleanno tondo, speciale, ho pubblicato questo disco dal vivo, nel quale ripercorro un po' questi 30 anni di strada, e poi, come dicevi tu,
Abbiamo fatto una festa a Napoli meravigliosa, indimenticabile, bello, che appunto non scorderò mai più, nel quale... Beh, due feste, il 6 e il 7. Sì, due, sì, il 6 e il 7, ma appunto volendoci soltanto concentrare sul 7. Sì, certo. C'è stato questo giorno nel quale sono venuti a trovarmi, a parte 900 persone che hanno stipato il teatro che avevamo scelto per questa festa, ma poi 5 amici speciali. Perché con me c'erano quella sera Peppe Servillo, Nino Buonocore, Tosca, Sarina Brancale, Mario Venuti, insomma, abbiamo fatto quasi 3 ore di musica, quindi insomma è stato un bel giorno, un bel 7 ottobre. E poi ricordiamolo, perché è una delle cose più importanti, il 7 ottobre è il mio compleanno, quindi questo va... Ma questo, guarda, in realtà, guarda, cioè, a suo tempo, nel 92, sì, insomma, adesso non, sì, non so quanti anni tu abbia, sì, però insomma ci siamo regolati. Ma lo stesso festival di Castrocaro, cioè, in realtà era previsto un mese prima, poi, quindi abbiamo detto aspettiamo. E quindi, ahimè, ero già su questa terra da 10 anni, quindi insomma me lo ricordo bene. Diceva il grande De Crescenzo, no? Non so se ti ricordi, ma sicuramente no? La vita la dobbiamo vivere in larghezza, non in lunghezza. Assolutamente. Che bella cosa, e tu l'hai fatto tantissimo. Quindi una domanda assai shock, però insomma, sei riuscito a metterci tutto in un disco? C'è qualcosa che resta fuori e magari te ne accorgi dopo, a stampa finita? No, diciamo che tendenzialmente che ci sono tutti i profumi, quindi se non ci sono tutte le sostanze, ci sono i retrogusti sicuramente. Quello, quindi tendenzialmente c'è, anche perché io ti ho parlato di questo disco, che è un disco essenzialmente un disco dal vivo, però sì, ci sono anche 2 inediti, esatto, e una cover alla, sì, quale tengo moltissimo, quindi c'è anche ci sono anche tracce di futuro, perché per esempio questa cover di cui ti parlavo è uno dei 2 inediti, poggiano le basi su una scrittura orchestrale, che è la cosa che in questo momento storico personalmente mi attrae di più. Io adoro l'orchestra, scrivere per orchestra, quindi il futuro sarà pieno di orchestra per quanto mi riguarda, quindi c'è tanto anche di futuro. Infatti mi dai l'aggancio, tratto da Una notte vera, questo è il titolo, sì, di questo CD, anche in vinile, anche in digitale, ma ecco, il gancio è: in questi 30 anni è cambiata tantissimo la vita di quotidiana, è arrivato il futuro digitale, è arrivata anche un certo modo di violentare la fruizione della musica. Il futuro di Gio Barbieri, ecco, lo abbiamo accennato, ma a livello di suono arriverà anche per te un certo tipo di computer dentro una tua radice che è molto world? Ma guarda, in realtà io sono partiamo dal fatto che io sono un diplomato in informatica, quindi non sapevo. ecco, quindi sostanzialmente non sono così alieno ad un certo tipo di utilizzo della musica. Il computer è sempre stato nella mia vita professionale, lo utilizzo piuttosto in maniera diretta, piuttosto massivamente, però sempre al servizio di un analogico, di un cuore che pulsa, che batte, dell'acustico, quindi assolutamente sì, cerco di far convivere le due cose nella maniera più armonica possibile. E nonostante io sia, come tu appunto, in parte anche tu, insomma, dire, nato con le audiocassette, sì, quindi sì, partiamo, certo, i primi tempi, vuol dire, il CD cioè, esisteva già quando io ho iniziato, ma come dire, conviveva, si divideva lo spazio con le audiocassette, certo, quindi sono abituato, ecco, a far convivere le due anime. Beh, in maniera, insomma, non conflittuale, ecco. Velocemente, prima di chiudere, ho tante cose da chiederti, non ho il tempo, ma c'è una parola che con te, secondo me, trova una collocazione speciale, che è contaminazione. Appunto, la tua musica si contamina di tanto mondo, per te che cosa significa, soprattutto oggi che la contaminazione è automatica? Premesso che vuol dire che se noi usciamo da un periodo di pandemia, per cui insomma questa cosa della contaminazione scherzo non è proprio, però vabbè, okay, comunque detto scherzo, sì, a parte gli scherzi, sì, io questa è una cosa che
che ho rubato, tra virgolette, a Pino Daniele, insomma, che mi ha insegnato, non volendomela insegnare, perché comunque lui, che è stato proprio in questo senso un maestro assoluto, no? Quindi il Pino ha sempre mischiato la sua radice più popolare con il jazz, con il blues, con la musica world, e quindi, essendo cresciuto al suo fianco, in qualche modo ho provato a farla mia, e devo dire che è una cosa nella quale mi trovo estremamente bene. Ho sempre lavorato con tanti musicisti diversi, con tanti artisti, ho sempre voglia di fare un pezzettino di strada con gli altri, quindi la musica, così come l'arte, come diceva Vinicius de Moraes, è veramente l'arte dell'incontro, vero. Quindi insomma qua siamo e in questo tempo è diventato tutto molto facile, anche comunicare, anche incontrarsi, siamo tutti iperconnessi. Qualcuno pensa che forse questa velocità e questa gratuità nell'incontro ha un po' elevato la magia di cui parlava Vinicius. È vero un po', io sono un po' d'accordo, in effetti bisogna faticarsele le cose per avere, no, un valore. Sì, ecco, bravo, cioè, nel senso, dire, insomma, adesso non per sembrare dei vecchi che parlano da boomers. Vecchi, però sì, bravo, però effettivamente la gratuità delle cose, sì, è un segnale, come dire, è una che un po' fuorviante, nel senso, voglio dire, anche per chi fa il mio lavoro, voglio dire, un tempo era impensabile, non era impossibile, però era molto raro, insomma, che si potesse arrivare ad un riscontro di pubblico, di popolarità, improvvisamente. Succedeva, ma non spesso, e oggi in qualche modo ci puoi arrivare anche partendo da casa tua, voglio dire, no? con poche mosse, certo. Può succedere, e tutto il periodo, insomma, che abbiamo trascorso, quello intendo dei talent, che io non demonizzo, però in qualche modo hanno contribuito un po' a questa, a questa cultura, mandano questo segnale che forse non è propriamente, ma in nessun ambito, non solo nella musica, insomma, il lavoro, la cultura del lavoro è fondamentale, insomma, irrobustisce le spalle delle persone, certo, non solo dei professionisti. Certo. E allora, fresco di pubblicazione, questo disco live, che ovviamente possiamo rintracciare in tutti gli store digitali e non, dal titolo tratto da Una notte vera, noi ci andiamo ad ascoltare uno dei due inediti, dal titolo Meravigliosa avventura. Chiudiamo così questa nuova puntata, e un grazie di cuore a Gio Barbieri per essere stato con noi qui a Trans Europe Express. Grazie a te Paolo, e grazie a tutti gli amici che ci hanno ascoltati. Ciao, grazie. Come un rifugio, come una casa, quella parola che aspettavi e che ti scalda, come uno scudo, come una spada, l'ultimo baluardo in fondo alla battaglia. Sarò per te finché vorrai, coperta sangue, punto fermo e lealtà. Sarai con me perché lo sai che siamo questa voce sola che ora è qua e che vuole spandere un colpo al cuore, poi ancora lei vuole splendere. Meravigliosa avventura, lei vuole splendere, splendere. Come una porta che porta a un posto che noi sappiamo essere solamente nostro. Come una pelle sotto la pelle che abbia il profumo dell'estate, delle stelle. Sarò per te se lo vorrai, la storia che nessuno ha raccontato mai. Sarai per me quel giorno in più, la voce che sai darmi solamente tu, e che vuole esplodere.
freddura, lei vuole esplodere, esplodere. Let's play.